Pomeriggio a tutti, sono Raimondo Ozzini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed è con piacere che diamo il via a questo incontro, a questo scambio di idee su un tema interessantissimo che è quello di musica e responsabilità. Abbiamo accettato volentieri l'idea e l'invito di partecipare a questo incontro all'interno di LineCheck. Siamo molto contenti anche perché musica e responsabilità sono due temi che da sempre sono andati di pari passo per due motivi fondamentali. Primo, la musica è sempre stato un vettore, un canalizzatore, un catalizzatore di messaggi importanti, non solo il rock che l'ha fatto tantissimo a livello sociale e ambientale, ma tutte le forme musicali. Secondo, che forse è quello per cui è nata anche quest'idea, è che l'industria musicale ha una responsabilità molto importante e che può contribuire attivamente a una rivoluzione che secondo noi è in corso, che è quella dello sviluppo sostenibile, quella per cui le imprese e in generale la produzione possono diventare protagonisti di un cambiamento invece di essere resistenti a questo cambiamento. E anzi, è una convenienza per tutti. Allora, intanto presento i relatori che faranno parte di questo panel di oggi, che vedete già collegati. A sinistra vediamo Paolo Di Cesare di Nativa, in alto a destra, almeno nella mia visualizzazione, Marina Ponti, Enrico Giovannini e si sta collegando anche Oscar di Montigny. Sono relatori che vengono da mondi, diciamo, differenti, ma tutti con lo stesso obiettivo, che è quello della sostenibilità e della trasformazione verso la sostenibilità della crescita. E quindi io inizierei questo panel dando la parola invece proprio all'ideatore del panel stesso e a colui che ha proposto questa idea, che è Dino Lupelli di Music Innovation Hub. Ciao Dino, ci senti? E Ciao a tutti, ciao, mi ti sento. chiederei di raccontarci sia dell'idea, quindi del concept, sia del manifesto che state sviluppando e che avete sviluppato, che è un'idea molto interessante. Prego. Sì, allora, musica e responsabilità è un tema che abbiamo già trattato in un paio di circostanze e che abbiamo ritenuto necessario riprendere anche all'interno di LineCheck. Il primo momento in cui ci siamo incontrati, incrociati, incastrati direi anche col movimento della sostenibilità, sia a livello nazionale con ASVIS, sia a livello globale con le Nazioni Unite e il progetto che abbiamo lanciato a Verona insieme all'interno di una settimana in cui si parlava di riaccendere la musica, di ripartire con le iniziative che grazie anche all'innovazione ritornavano a far suonare. Queste fantomatiche beneamate note finalmente e parte diciamo da una riflessione che come Music Innovation Hub facciamo sin dalla nostra nascita nel 2018 e cioè quanto la musica come da manifesto che vedete qui dietro l'ho messo e incorniciato quanto la musica sia un fattore di cambiamento sociale. Spesso si dice Music for Social Change. Noi siamo andati un po' oltre e lo abbiamo affermato con grande clamore perché la musica è questo straordinario prodotto che però è anche bene comune, che è allo stesso tempo, come dicevi tu, un veicolo per messaggi di cambiamento, per messaggi di innovazione, ma è essa stessa una industria. Quindi è un po' come se ogni volta che un artista o un imprenditore in ambito musicale, un imprenditore sociale o un educatore riesce a trasmettere un messaggio positivo verso il cambiamento, la stessa industria diventi un po' più sostenibile essa stessa. Però riteniamo che i passi da fare siano ancora tanti, proprio a livello di conoscenza di quello che vuol dire essere sostenibili nel 2020 e con la prospettiva di questo lungo percorso, di lungo cammino che ci porterà fino al 2030. E quindi la sostenibilità dell'industria la vogliamo guardare anche come sostenibilità intrinseca, come sostenibilità di sistema, non soltanto come strumento che possa veicolare e portare il messaggio magari a un pubblico molto ampio. Per questo motivo abbiamo fatto due cose. La prima è stata stendere un manifesto, Musica e Responsabilità, dove abbiamo immaginato che
le cinque azioni principali che si devono compiere all'interno dell'industria musicale siano innanzitutto di riconoscerne il valore culturale, il valore educativo, il valore anche economico e il valore sociale. Tutto questo anche con uno sguardo a quello che è il sistema del lavoro che in questi mesi purtroppo è fortemente messo in crisi dalla crisi pandemica. Ragionando come se l'industria intera fosse una sorta di company, un ecosistema organico, quindi un organismo, vorremmo che questo organismo si rendesse conto di quanto sia importante abbracciare questi temi prima ancora di essere magari a volte un po' troppo passivamente fatto oggetto, come dire, di appunto spazio di trasmissione, di amplificazione di messaggi importanti per tutti. È il motivo per cui abbiamo cominciato un dialogo che speriamo porti in Italia e nell'industria musicale italiana ad abbracciare le sfide che fanno parte sia del mondo, diciamo, in generale degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche in una logica più, diciamo, B2B, conoscere, comprendere la dimensione imprenditoriale delle benefit corporation, che a nostro avviso rappresenta una delle soluzioni più interessanti per continuare a sviluppare un'industria in una direzione che riteniamo essere assolutamente compatibile, diciamo, con le tematiche che andiamo ad affrontare. Devo dire che noi da tempo a Linecheck parliamo per esempio di gender equality. La gender equality è uno degli elementi su cui la musica deve fare tantissimo. Ieri leggevamo i dati sul gender gap e l'Italia è, come tanti altri paesi, incapace ancora di rappresentare sia dal punto di vista della proposta artistica, sia dal punto di vista delle dimensioni, delle strutture del management, una parità di generi. Se poi andiamo ad affrontare tematiche di inclusività ancora più ampie, legate ai generi, in questo caso non musicali, non sessuali, non fisici, ma anche musicali, abbiamo un'industria molto orientata verso un certo tipo di cultura anglo-americana, ancora poco aperta, poco permeata di culture altre che a livello globale invece sono altrettanto interessanti ed importanti. E poi ancora nel mondo dei live il tema fondamentale dell'impatto ambientale, che in qualche modo mi viene da dire la tecnologia sta evidenziando ancora di più, perché da un lato siamo a Milano in base collegati in streaming e sicuramente ci manca la dimensione sociale che fino all'anno scorso ci aveva accompagnato. Dall'altro, oggi abbiamo realizzato fino ad ora oltre 1500 connessioni da 12 paesi diversi e diciamo non un atomo di ozono è stato consumato per trasferte, salvo quelle che servono a produrre l'energia utile per far funzionare le macchine, che anche loro sono dispendiose, ma sicuramente bene, meglio degli aeroplani. Sulla musica dal vivo, ma anche sulle conferenze stesse, forse un ragionamento, questa fase di crisi ce lo deve far fare, no? Sulla rilevanza e l'importanza a volte anche di ridurre il nostro impatto sull'ambiente, cercando di avere comportamenti che siano più responsabili. Quindi la musica, secondo noi, deve diventare essa stessa più responsabile per poter richiamare con maggiore forza e con maggiore autorevolezza la responsabilità anche il suo pubblico che la segue a volte pedissequamente e di cui ovviamente siamo orgogliosi come industria. E mi fermerei qui, l'idea è tutta qui e io spero che le parole di chi mi susseguiranno, chi parlerà successivamente possano stimolare, diciamo, nell'industria questo desiderio che è venuto anche a noi di esplorare e fare nostre queste battaglie, questi obiettivi. Voce. Raimondo, sei mutato, come nelle migliori. Numero uno, ecco qua, sono dentro. Chiedo scusa, dicevo grazie perché l'idea non Perfetto, solo è a posto. molto Sono dentro, stimolante. mi vede? Sento.
Sì, Oscar, voce non mi dovrebbe essere intimidiamo. Oscar. Se è Oscar, do il benvenuto a Oscar De Montigny. Siamo in diretta online. Attenzione a quello che dice Ho Oscar. finito che non posso accendere la telecamera. Ok? Serve che muti il tuo microfono. Stavo dicendo che non solo l'idea è molto Aspetta, perché mi stimolante, sono ma già qui noi stiamo presentato. lanciando dietro questa idea Non c'è posso una. più C'è un. accedere alla... Ah, ho capito perché, aspetta. Io sento un No, no, feedback. no, no, aspetta, aspetta. Non so se voi sentite, io sento Sì, c'è la Oscar che voce parla. di Oscar, si sente Chiedo sotto. alla regia se può mutare Oscar. Cioè, no, non lo mutiamo perché è bellissimo come adesso, ma se può togliergli il microfono. E, dicevo, l'ambizione dietro il tuo pensiero. Chiedo alla regia se può mutare Oscar. Cioè, no, non lo mutiamo perché è bellissimo come adesso, ma se può togliergli il microfono. E, Ciao dicevo, Oscar, adesso ti vediamo. Mi Benvenuto, sentite anche? ci sentiamo. C'è qualcuno che deve spegnere i microfoni perché c'è un feedback che rientra. Ok, addirittura quindi stiamo puntando all'idea per cui non è più il musicista o non è solo il musicista che sensibilizza l'industria attraverso il messaggio sociale o ambientale, ma potrebbe tra qualche anno essere il contrario, l'industria musicale che si muove per produrre in maniera più sostenibile e quindi i musicisti si trovano all'interno di un environment diverso, migliorato e più responsabile. Tra l'altro abbiamo appena chiuso gli stati generali della Green Economy, non l'ho fatto apposta, ma c'è dietro di me il quadro musicale sopra e la Green Economy sotto come binomio. E tu adesso nell'introdurre, Dino, la discussione, hai parlato delle B Corp. Allora io comincerei dando la parola a Paolo Di Cesare di Nativa, non solo perché la più anziana B Corp d'Italia, ma perché, come vedete da quello che c'è scritto dietro, Unlock the Change, è testimone proprio come nativa di questo cambiamento e del mondo delle B Corp e delle benefit, società benefit, che sta avvenendo in maniera molto rapida. Ci vuoi raccontare un po' di questo, Paolo? Sì, grazie, ciao a tutti e buonasera. Beh, sì, anche ascoltando Dino, quello che sta emergendo è che c'è sicuramente un cambiamento culturale storico in atto in questo momento, no? Che diciamo, si può riassumere in tanti modi. Dal nostro punto di vista, la nostra angolazione è certamente quello legato a usare il business come forza positiva, no? In inglese dicono as a force for good. Possiamo usare il business in una direzione che possa abbracciare delle finalità ulteriori rispetto alla finalità di profitto. Questa è l'invenzione straordinaria, quasi lo dico quasi con ironia da un certo punto di vista, ma in realtà è quello che sta avvenendo. Il perché è davanti a tutti, non dobbiamo ripeterlo, certamente le pressioni sociali e ambientali, anche a loro magnitudo crescente, ci spingono in una direzione, ma certamente l'opera straordinaria, qui vedo il professor Giovannini e l'Agenda 2030. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo una strada straordinaria da seguire, non soltanto per evitare che il disastro avvenga, ma in realtà per risolvere le più grandi sfide dell'umanità. In questo senso sono nate le benefit corporation, di cui prima si accennava, cioè sono aziende che a un certo punto hanno capito appunto che oltre al perseguire il profitto, che è l'unico motivo per cui esiste un'impresa, distribuire i dividendi, massimizzare il profitto, recitano i codici civili. Ebbene, oltre questo è possibile immaginare che un'impresa possa abbracciare le finalità ulteriori. Ciascuna azienda può abbracciare le proprie, attenzione, non c'è un unico modo per essere benefit corporation. Quindi un'azienda può perseguire l'uno o l'altro beneficio sociale e ambientale, entrambi o specifico in uno dei due contesti. Ecco, questo è quello che sta avvenendo. Le B Corp è una classificazione che rientra in questo ambito. Perché le B Corp sono, oltre a essere aziende che perseguono una duplice finalità, in più si misurano ogni anno il proprio impatto sociale e ambientale, e se supera una soglia di eccellenza particolarmente spinta, allora in quel caso si possono definire B Corp, ricevono una certificazione il cui simbolo appunto è quello della B di B Corp. Riflettendo sul tema della musica, quindi, e come possono sposarsi questi due argomenti? Beh, c'è la musica e c'è l'industria musicale, no? Così come c'è il cibo, c'è l'industria del cibo, c'è la moda e l'industria della moda. Quindi c'è un valore, un concetto, un vettore, dicevi tu, Raimondo, un vettore di energia, si potrebbe dire, la musica e di messaggio, e poi c'è un'industria che lo accompagna.
Ecco, tutte le industrie con cui noi abbiamo il piacere di confrontarci continuamente si stanno ponendo questi temi, perché hanno capito che è una questione anche di esistenza, di sopravvivenza. Potrà esistere un'impresa tra 20 anni che persegue soltanto la finalità di profitto e magari generando un impatto negativo sulla società e sull'ambiente, come oggi, attenzione, avviene. Potrà ancora esistere tra qualche anno, potremo ancora immaginare e rispettare per qualche, diciamo, motivazione superiore che queste aziende esistano ancora. Ecco, tutte le industrie si stanno ponendo questo tema, quindi l'industria anche della musica si sta ponendo, come abbiamo visto da questi esempi, ma si dovrà porre sempre di più, perché qui non si tratta soltanto di modificare leggermente il proprio modo di essere, ma si tratta di trasformarlo completamente, che da una parte può spaventare qualcuno, dall'altra invece le persone magari più evolute pensano che sia un'occasione straordinaria che le nostre generazioni, inclusi noi, stiamo vivendo. C'è la possibilità di dare un segno nuovo, completamente diverso a quello che facevamo. Non so, adesso io ci sono alcuni momenti storici, no? Anche legati al mondo delle B Corp, no? C'è un giorno un'azienda come Patagonia, famosa azienda californiana, una delle B Corp più importanti del mondo, che a un certo punto un giorno uscì con dei cartelli di pubblicità con scritto "Don't buy this jacket", non comprate questa giacca, riferita a una giacca che loro producevano. Quindi immaginate l'analogo in altri settori industriali in cui qualcuno chiami i propri consumatori a non comprare i loro prodotti o i loro servizi. Voi capite quanto è rivoluzionario questo. Beh, certo, dietro Patagonia nel frattempo aveva sviluppato un modello di business che poteva favorire questo discorso attraverso il riutilizzo dei prodotti che magari raggiungevano il loro supposto fine vita. Allora, qualche giorno, mi ricordo, era prima del Covid, avevo letto dei Coldplay che avevano deciso di non fare il tour di presentazione del proprio album, finché, dicevano, non saremmo in grado di fare dei concerti o dei modelli di intrattenimento che siano, dicevano loro, a zero impatto, o addirittura si ponevano un impatto positivo. Ho partecipato a un concerto di Jovanotti, no? Vi ricorderete il famoso tour che ha fatto tanto discutere, ma anche quel semplice dibattito che è nato, pensate, oltre a cambiare e modificare alcuni aspetti organizzativi del tour stesso, in realtà ha creato una consapevolezza, a partire da questo dibattito, una consapevolezza sull'impatto che questi grandi concerti inevitabilmente hanno sull'ambiente, no? E quindi si è cominciato a pensare a come si possono riprogettare i concerti, dovrei dire di domani, in realtà dovrebbero essere già di oggi, no? Al di là visto il Covid, diciamo, ci sta posponendo questo problema un po' più avanti. Ecco, però come l'industria della musica intende sviluppare questi discorsi, in come si potremmo immaginarla, come si sarà trasformata tra qualche anno, e magari sarà una benefit corporation, sempre di più saranno benefit corporation le industrie attive della musica. Considerate che in Italia è possibile essere benefit corporation, uno dei pochi paesi al mondo, insieme agli Stati Uniti, alla Francia e altri stati del mondo, che hanno introdotto questo modello. Un'azienda può, oltre a perseguire il profitto, nell'esercizio dell'attività economica, così recita la legge italiana, perseguire delle finalità di impatto positivo che dovrà scrivere nel proprio oggetto sociale, ma non solo per impegnarsi, ma per proteggerle, no? Pensate a un'azienda che protegge la propria vocazione. Vocazione è una parola usata da Adriano Olivetti, che diceva: oltre al perseguimento, oltre al ritmo dei bilanci, c'è qualcosa di più in un'azienda, c'è una destinazione, c'è una vocazione. Ora, la vocazione di un'impresa della musica può essere esplicitata e conservata all'interno dello statuto, che ne diventa, diciamo così, anche una forma di protezione, così anche negli anni questa vocazione. Grazie Paolo, ti devo interrompere perché abbiamo poco tempo, ma quello che stai dicendo è interessantissimo. E poi, tra l'altro, un giorno cercheremo di capire come hai partecipato al concerto di Jovanotti e in quale ruolo, ma non lo sveliamo subito. Però anche la citazione di Olivetti sul fatto che l'italianità dell'impresa prevede anche un'etica e una responsabilità penso sia molto importante e molto interessante. Purtroppo abbiamo poco tempo, perché questo, Dino, potrebbe essere il primo di una serie di approfondimenti. Oggi lanciamo un po' in là, no? Però poi possiamo approfondire verticalmente molte delle cose che ci siamo detti proprio con voi, con Linecheck, con Music Innovation Hub. Io passerei adesso la parola a Oscar Di Montigny, che vediamo, che è uno degli esempi per cui anche un mondo teoricamente
che uno potrebbe, a cui uno potrebbe pensare come un mondo conservatore, che è quello della finanza, in realtà su questi temi si sta spingendo molto in avanti. Tra l'altro Oscar diciamo, ha vari cappelli perché fa tantissime cose, non solo in Banca Mediolanum, dove è responsabile comunicazione e sostenibilità, ma anche con iniziative molto interessanti come Flowy e Be Your Essence, di cui magari ci puoi parlare. Prego, Oscar. Che bello essere in questo contesto e parlare di queste cose. Ciao, mi inchino, per me è un maestro Enrico e Paolo, sono due modelli, quindi sono due lepri in fuga in un mondo che ha bisogno veramente di tanta sensibilità e professionalità al contempo. Sono onorato di questo invito, sì, perché secondo me questo incontro di oggi è un bell'incontro d'avanguardia. È curioso pensare di poter parlare di sostenibilità, no? In una dimensione artistica, ancor più se musicale. Io sottoscrivo tutto ciò che ha detto Paolo, anzi, Paolo mi hai scippato un sacco di idee. Adesso vado in improvvisazione teatrale con alcuni contenuti, ma se siamo qua perché probabilmente veramente c'è tanta risonanza, ogni volta è una prova. Allora, provo a offrire, se mi è consentito, due prospettive, lo dico anche da ex artista. Io ho lungamente tentato la carriera teatrale, quindi diciamo la mia adolescenza, io sono diventato grande quando mi sono arreso all'idea di non riuscire a fare l'attore di teatro dopo oltre 12 anni di durissimo studio e mi sono convertito all'economia. Come se il teatro peraltro non fosse economia, non so come dire, no? E lo dico perché poi quando ho iniziato a fare attività di divulgazione in giro per il L'economia mondo, a non fosse scrivere, teatro, Oscar. O come? l'economia non fosse teatro. Ma infatti ci stavo arrivando, caro Enrico. Beh, Perché infatti, io stavo dicendo che c'è sempre aperta la carriera politica come continuum con stiamo le tue calmi. aspirazioni. Esattamente. Teatro, Pirandello diceva: il teatro è il luogo dove si gioca, si recita a fare sul serio. Una metà, poi Pirandello è stato maestro veramente di metafore. Ho scoperto una cosa fantastica. Quando stavo scrivendo il mio primo libro, Il tempo dei nuovi eroi. Non trovando ispirazione, io quando mi perdo cerco un po' ispirazione al significato delle parole. Lavoro nell'economia reale, no? Tutti noi lo facciamo, in particolare anche nella finanza. Sono andato a cercarmi il significato della parola economia, che tutti ben conosciamo nella sua dimensione più nota, ma ce n'è una che non a caso era il terzo significato sul mio vocabolario, che riportava esattamente, la cito testualmente al mio Zanichelli, arte di reggere e bene amministrare le cose della famiglia e dello Stato. Mi aveva incuriosito il fatto che innanzitutto citassero l'economia come un'arte, e perché non una scienza, una disciplina, no? Ma soprattutto c'è un'altra parola che mi aveva incuriosito, bene. Avrebbero potuto scrivere la scienza del reggere e amministrare le cose della famiglia e dello Stato, invece no, l'arte. Allora, l'economia è una forma d'arte. Se l'economia è una forma d'arte, e l'arte deve produrre per suo mandato naturale bellezza, cosa che nei tempi moderni, a mio parere, l'arte con la storia, la scusa dell'arte contemporanea, si è un po' distratta, a mio parere, dal mandato, no? Dal mandato originario. Allora io ci dico, anche l'industria musicale, che è un'industria dell'arte, più dell'arte, più dell'economia stessa, più della finanza stessa, ha un mandato, quello di produrre bellezza. E oggi l'unico modo di fare imprese in maniera sana, perché arte di reggere, bene amministrare. Che cos'è quel bene? Allora, un economista molto superficiale, forse taylorista, potrebbe essere indotto a pensare che bene significa in maniera redditizia, che non è sbagliato, ma nuovamente un reddito prodotto bene è solo un reddito condiviso, di cui tutti ne possano giovare. A tutti i livelli, e oggi più che mai il virus ce lo insegna, tutti è tutti, non è tutti, tutti noi, ma non anche loro, o tutti no, tutti, perché non c'è barriera che tenga. La narrativa delle barriere è una barriera superata. Allora, porca miseria, se non è l'arte prima, è la musica, che è uno dei linguaggi più aulici dell'arte, a comprendere l'importanza di trasformare se stessa in un'economia essa stessa, uscendo un po' dal territorio circoscritto, no, dello show business. No, no, è proprio una forma di economia. Crea
credo che l'arte in questo momento, la musica in particolare, se vogliamo più della letteratura che è molto più complicata, no? Più del teatro che è molto più complicato ancora, forse solo il cinema si avvicina a quella forma d'arte, no? Come la musica, sufficientemente accessibile senza essere esclusiva. È un momento per l'industria musicale, come per quella cinematografica, evoluta in quella cinetelevisiva, ad esempio delle serie, incredibile, epocale, per cogliere un'occasione pazzesca. Cos'è per me fare tutto questo in maniera sostenibile? Tutto quello che ha detto Paolo per quanto riguarda la parte industriale nell'agire come industria, no? Perché se tu ti costringi a scoprire i valori sottostanti l'essere una B Corp, l'essere una società benefit, un agire in maniera sostenibile, che è da un lato nel rispetto dei principi, no, canonizzati dalle Nazioni Unite, che però determinano delle urgenze, dei bisogni, si parla infatti di obiettivi di sostenibilità globale, però c'è anche tutta la dimensione aspirazionale di cui una vita è fatta, no? Perché se no rincorriamo solo i bisogni, i problemi da risolvere, c'è anche tutta la parte aspirazionale. Allora, come azienda, io invito l'industria musicale e dell'arte in genere a essere corrispondente a questi nuovi principi organizzativi, no? Essere B Corp e divenire società benefit, essere rispondenti agli obiettivi di soddisfacimento, di risoluzione degli obiettivi delle Nazioni Unite, ma voi in più rispetto ad esempio alla finanza avete tutta la forza propulsiva, inerziale, anche di coltivare gli esseri umani con gli obiettivi aspirazionali, no? Se no, ripeto, una vita solo a risolvere problemi è una vita grama. E chi meglio dell'arte ci ha fatto sognare? E chi nell'arte meglio della musica ha fatto sognare? Qui io invece, se mi è consentito, Dino, lo faccio da utente, no? È un invito che faccio agli artisti. Questo è il tempo della responsabilità, l'abilità di dare responso. La vita, Covid, problemi, questioni, sta facendo domande. Gli artisti ora devono fare una scelta di campo, devono contribuire a produrre profitto, ricchezza, suggerendo risposte. Non mi interessa più la nota ben scritta, la rima ben fatta, il disco di platino mettendo in rima due parole che non hanno alcun senso fra loro, nascondendosi dietro a il tormentone dell'estate privo di un contenuto. Io ho 5 figli, vorrei che i miei figli seguissero modelli musicali di artisti, e perché no, oltre che il loro padre. Però quegli artisti non possono non cogliere il ruolo sociale del loro mandato. Tu devi orientare mio figlio, tu hai una responsabilità, devi costruire note musicali che lo portino in un mondo alto, aspirazionale, devi suggerire dentro a questo mondo visioni, missioni, vocazione, come diceva Paolo, perché altrimenti, se anche diventi una brava B Corp, gli piacerebbe, Paolo, andare assieme a misurare una B Corp nel mondo della musica, no? Perché io vorrei anche pesare cosa cantano gli artisti promossi magari da quell'etichetta, che messaggio portano, perché non ti puoi esimere da questo ruolo, no? Allora perché non veramente ritornare a quell'arte e quindi quell'industria settecentesca, ottocentesca, del primo del Novecento, no? Che hanno scandito i salti evolutivi dell'uomo. Noi nel nostro piccolo, e mi taccio, come banca, paradossalmente, in questa nuova iniziativa che io presiedo, sono presidente di una startup del gruppo bancario, di cui sono anche direttore dell'innovazione e della sostenibilità, che si chiama Flowy, per noi il linguaggio dell'arte è stato centrale subito. Io ho investito come banca tantissimo denaro, tantissimo sforzo per costruire eventi artistici, perché è molto più semplice portare il messaggio del valore attraverso la cornice dell'arte che della cornice del commercio. E abbiamo fatto quantità infinite di eventi sul territorio organizzati da noi, portando Patch Adams a raccontare dell'amore, la nipote di Gandhi del valore della pace, i dissidenti cubani del valore della libertà, molto più importante che un conto corrente. E con la neonata Flowy, società B Corp ormai e società benefit dal principio, l'arte come linguaggio. Abbiamo organizzato eventi dove abbiamo chiesto agli artisti di vari generi musicali, compresi tutti gli influencer del web più orientati, di raccontare le loro storie, non la loro musica,
la storia del loro impegno, dell'uso del linguaggio della musica per trasferire un contenuto. Avete un vantaggio competitivo in questa industria pazzesca. Facciamo musica orientante, cantiamo contenuti orientanti, facciamo che siano aziende sane a farlo. Grazie, grazie Oscar. Anche qui, Dino, mi sa che si stanno aprendo degli spunti importanti per le prossime settimane. Io passerei subito la parola a Enrico Giovannini, cofondatore e portavoce di Asvis, perché sicuramente Enrico, dagli spunti che hai sentito, possono nascere delle iniziative, ma in Italia, diciamo, abbiamo fatto alcune cose bene, altre meno bene. Magari ci puoi raccontare come muoverci rispetto agli SDGs in Italia nei prossimi mesi. Prego. Grazie mille. Intanto dichiaro subito, io adoro la musica e suono più o meno tutti gli strumenti, in aria naturalmente, con una base sotto. Che figo! Non so suonare nessuno strumento, ma adoro la musica. E come me ci sono milioni e milioni di persone che vivono a tempo di musica. Vivono le loro angosce, le loro speranze, le loro aspirazioni. E come diceva Karl Popper, il futuro è aperto, ma tutto dipende da come noi lo vediamo, da come vediamo le nostre aspirazioni, le nostre paure, le nostre speranze. E questo è un momento nel quale, come in tutte le crisi drammatiche, il quadro si chiarisce, cioè obbliga ognuno di noi a prendere posizione rispetto a un futuro drammaticamente incerto, anche per coloro i quali non sono stati necessariamente colpiti direttamente da questa crisi, come il mondo della musica, come il mondo dell'arte, come il mondo della cultura in generale. E se ripensiamo a quello che oggi noi troviamo nei musei, indubbiamente, penso all'arte visiva in questo momento, ma la stessa cosa vale per la musica, le arti sono figlie del momento storico in cui sono state immaginate, sono state realizzate. Basta pensare alla musica degli anni 30, dopo la Prima Guerra Mondiale, basta pensare alla musica degli anni, dei secondi anni 40, degli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, una voglia di vivere pazzesca, un entusiasmo coerente con quello che poi noi in Italia abbiamo chiamato il miracolo italiano, l'idea cioè di avere enormi possibilità e di vivere la vita all'attacco, alla rincorsa. Quale sarà la musica di questa epoca, di questi anni, quando la risentiremo tra un po' di anni? Beh, già prima di questa crisi sentivamo tanta musica molto arrabbiata, soprattutto nei giovani autori. Basta pensare ai vincitori degli ultimi festival, anche quelli più nazional popolari in Italia, con tutte le polemiche che questo ha condotto. Era una musica, è una musica fatta da facce diverse dal solito, talvolta anche con origini, provenienze diverse dal solito. Eppure esprimono in particolare per le nuove generazioni, un sentire che non è posticcio, ma è profondamente radicato. E non possiamo in questo momento in Italia dire che le nuove generazioni e le donne sono le due categorie più colpite da questa crisi, senza poi accettare che già adesso la musica che ascoltiamo anche in televisione o nelle radio sia una musica arrabbiata, sia una musica piena di immagini che magari a noi dei, diciamo, quartieri bene, tra virgolette, o di chi, come dicono le mie conferenze, è figlio del PIL, cioè della meravigliosa fase storica degli ultimi 70 anni, suonano un po' fuori luogo, perché non vogliamo vedere le periferie, perché non vogliamo vedere la mancanza di fiducia. E sarà una musica che forse comunicherà anche la depressione mentale
che molti stanno sperimentando proprio mentre noi parliamo. Sarà però anche una musica di speranza, perché questa crisi colpisce in modo molto asimmetrico e magari stimolerà una nuova generazione di imprenditori e di imprese, come abbiamo sentito prima, più sostenibili, più rispettose dei diritti, più rispettose dell'ambiente, più rispettose degli altri. Non lo sappiamo quello che sarà questa musica, ma proprio per questo abbiamo bisogno di favorire il legame, come diceva Oscar, tra la musica, l'arte che viene prodotta in questo periodo e una visione del futuro. Perché già adesso tanti stanno reagendo anche nel mondo della cultura, inventando nuovi format. Basta pensare appunto a quello che Music Innovation Hub ha fatto a Verona, che poi è stato ripetuto in giro per il mondo. Basta pensare alle contaminazioni che vediamo, che sentiamo, di cui leggiamo anche sui social media, che è anch'essa una forma di arte da un certo punto di vista. Dunque, cosa possiamo fare in Italia per favorire tutto questo? Mi sembra che il Ministero dei Beni Culturali stia facendo uno sforzo per sostenere, ma non attraverso i ristori, una di quelle parole che proprio uno basta, come ha fatto Oscar, andare a vedere che cos'è il ristoro e capisce che è un'altra cosa rispetto ai sostegni pur necessari. Dicevo, il Ministero in questo momento sta provando a sostenere il mondo della musica, dell'arte, del cinema, del teatro, anche le attività dei musei, per farne qualcosa di diverso. E qui forse abbiamo un'opportunità non solo di raccontare storie ispiranti, ispirazionali, scegliete voi la parola, ma forse immaginare come questi luoghi possono integrarsi diversamente dal futuro. I musei hanno offerto i loro spazi per farne delle aule scolastiche? E perché non dei luoghi dove fare musica? Dove ospitare anche, diciamo, artisti in erba? Perché abbiamo bisogno del contributo di tutti. È solo un'idea, è un'idea che si aggiunge alle tante idee e che come ASVIS proveremo a raccontare. Noi compiamo 5 anni tra qualche mese, a febbraio, e ci stiamo domandando come vogliamo aiutare a far sì che questo paese tra 5 anni sia più vicino agli obiettivi di sviluppo sostenibile. E c'è veramente bisogno di tutti. Certo, è un momento difficilissimo, ma è proprio nei momenti difficili in cui emergono idee folli che fino a un momento prima erano considerate impossibili. Un'ultima parola per dire che l'Italia guiderà il G20, come sappiamo, a partire tra qualche giorno l'Italia prenderà la presidenza di questo gruppo dei 20 paesi più importanti del mondo, importanti da un punto di vista economico. Vi lancio lì l'idea, noi siamo in contatto con l'unità che a Palazzo Chigi si occupa di queste cose. Naturalmente siamo in contatto con l'ONU. Perché non immaginare un grande evento o più eventi in Italia legati al G20 proprio sul tema di musica e sviluppo sostenibile, magari mobilitando proprio i paesi del G20 con un festival internazionale della musica per lo sviluppo sostenibile, con le fondazioni del G20 insieme con l'ONU e la Commissione europea, una di quelle folli che dicevo nascono in queste ore difficili. Grazie, grazie Enrico, hai lanciato anche questa proposta interessante. Io chiuderei questo panel adesso chiedendo a Marina Ponti che coordina proprio la campagna delle Nazioni Unite, no? Enrico Giovannini diceva siamo collegati con l'ONU, la campagna globale di azione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, no?
Quello che è emerso da questo panel, come lo possiamo inserire in un'agenda globale, secondo te? Mi sentite? Sì. Sono felicissima di essere in questo panel e tutto quello che voi avete detto, Oscar, Paolo, Enrico, Dino, veramente sono tutti spunti essenziali che anche io volevo enfatizzare. Fatemi proprio riassumere i punti più importanti. Uno è il tema della musica come un linguaggio universale, e cioè credo molto in quello che tu hai definito musica e responsabilità, cioè la musica può parlare a tutte le persone, mandare messaggi e quello che è già stato detto e far credere in una visione, può portare solidarietà, può portare ottimismo, può anche far tirare fuori, come ha detto Enrico, la depressione, la tristezza e l'angoscia. La musica come l'arte nella storia è sempre stato uno strumento che ha aiutato le società e le persone a capire il momento storico. E questo è un momento storico particolare, ma allo stesso tempo la musica ha anche dato la forza di dare ai cittadini quella forza in più per far cambiare le cose nella società che andavano cambiate. A me è piaciuto moltissimo quello che è stato detto sul è il momento di un cambiamento straordinario. Noi come campagna ONU per tutto il 2021 lanceremo iniziative sotto la tagline Turn it around, cioè vogliamo sconvolgere, vogliamo ribaltare per il climate change, per le diseguaglianze, per la parità di genere, per cui sarà un anno di forte disruption, cioè di cambiamento, di svolta. Quello che noi crediamo, ma è stato detto in maniera molto forte da Paolo, siamo a un momento di svolta, e cioè c'è la possibilità, perché siamo tutti in stallo, perché ci sono risorse mai viste in tempi recenti e soprattutto c'è anche un momento che spinge tutti, dal mondo della musica, ai governi, a tutti i vari settori, a ripensare al business model, cosa che fino all'anno scorso ognuno andava per la propria strada dicendo, beh, forse se cambio un pochettino, miglioro, eccetera. Ora siamo tutti come, non mi viene la parola in italiano, ma alla drawing board, cioè bisogna ridisegnare per forza, e questo offre un'opportunità unica. Ovviamente c'è bisogno di moltiplicarci, e la musica in questo può aiutare a diffondere un messaggio a tantissimi, a diffondere un messaggio di speranza, di azione. Come Enrico ha detto, l'anno prossimo in Italia ci sarà il G20, per cui l'Italia sarà sotto un palcoscenico internazionale. L'anno prossimo l'Italia sarà anche il co-host della COP sul climate change, che ovviamente con il cambiamento di rotta anche degli Stati Uniti avrà un'enfasi fortissima. Ci sarà un appuntamento a inizio ottobre a Milano che può essere parte di questo gruppo, insomma, per un evento che coinvolga i giovani anche sulle tematiche specifiche di climate change. Per cui quello con cui chiudo è un momento di svolta, c'è bisogno di un cambiamento fondamentale e c'è bisogno che ognuno di noi, a secondo del ruolo che ricopre, se è un artista nei messaggi al pubblico, se è il mondo dell'industria, come è stato detto da Dino, a far sì che più donne siano sia on stage, ma anche nella dirigenza, nei quadri del settore, e che ci sia maggiore sostenibilità per tutti. E questa è una sfida che noi cogliamo e siamo molto felici di fare tutto questo insieme. Grazie, grazie a tutti. Purtroppo il tempo è veramente di ranno, ma sono uscite fuori tantissime cose. Vedo che c'è una domanda dall'audience, non so, Dino, se posso farla, se ho tempo. Non ti sento, microfono. Ho
Ho paura di no, perché stiamo togliendo poi spazio a quelli che vengono okay. dopo. Ma... Allora io ringrazio tutti e vorrei chiudere con un messaggio velocissimo che secondo me emerge, è emerso da oggi, sia per i musicisti che per le società del mondo della musica. In un certo momento dell'attimo fuggente, del film L'attimo fuggente, c'è un momento bellissimo in cui si cita Walt Whitman e si dice che il potente spettacolo del mondo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso? Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie mille. Molto bello. Ciao. Ciao. Grazie. A presto. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Marina, ti chiamerò. Ciao Paolo. Ciao, ciao. Di nuovo.